questa domanda un po' che mi tocca, per il semplice fatto che ho sempre un po' sognato questa cosa. Però so che non è facile, perché sono cambiate sia la società che i giocatori, che i mister, che la mentalità di tante persone, no? Però sicuramente diventare la bandiera di Firenze, innanzitutto prima si deve conquistare Firenze, poi ci si può diventare una bandiera. Però spero tanto e poi vedremo come andrà a finire. Se tutti alla fine sorrideremo. Guarda, sotto l'aspetto tecnico non entro perché spetta tutto a lui, però sentir parlare così un calciatore, un giovane, è una cosa bella, vuol dire che i 12 anni, 10 anni di Fiorentina che lui ha fatto, qualcosa gli hanno insegnato anche a livello culturale.